Li hai voluti tu, di Tulipano 82. Guardo l'orologio, le lancette segnano le 13:10. Dovrei essere già in macchina. Timbro il cartellino, 13:20. Scendo di corsa le scale, salgo in macchina e sfrecio nel traffico dell'ora di pranzo. Semaforo rosso. Sbatto le mani sul volante, 13:27. Nella testa metto in ordine tutti gli appuntamenti del pomeriggio, una fitta agenda dove si incastrano come in un Tetris i miei doveri di madre, moglie e lavoratrice. Ci sarebbero anche i miei sogni, ma per quelli di solito non rimane tempo. Sono le 21:30 e grazie al cielo i bimbi si sono arresi. Dopo aver sistemato tutto mi connetto alla cauta aziendale, 50 nuove email. Scorro verso il basso e la trovo, punto il mouse e con l'angoscia che prende possesso di me la apro. Ore 9, appuntamento per ridiscussione orario lavorativo. Mezzanotte e mezza e io rimango con gli occhi spalancati a scrutare il soffitto. Arrivo in ufficio e il bip del timbratore mi dà il buongiorno, 7:52. Buongiorno, dico sfoggiando un sorriso di circostanza. Siediti pure, Diletta, finisco di inviare un'email e sono da te. Non ci giro intorno, il tuo orario di lavoro non risulta in linea con gli obiettivi aziendali, non sei produttiva. Colpita. Spalanco gli occhi, le mani mi sudano, non riesco a parlare. Nel tuo ruolo c'è bisogno di una persona a tempo pieno. Potresti valutare la possibilità di cambiare mansione. Colpita di nuovo. La sua mascella si indurisce. I figli li hai voluti tu, colpita e affondata.